Oggi ti presento le cyberpillole di CyberGuru. Edizione speciale Smart Working. La pillola numero 1, il computer aziendale. L'emergenza coronavirus ha prodotto un rapido ricorso allo smart working, generando alcune ovvie criticità. Con il lavoro agile, soprattutto per chi non è abituato a questa modalità, è necessario aumentare l'attenzione e la vigilanza per proteggersi dalla criminalità cyber. Nelle nostre mura domestiche, per una sorta di strano paradosso, siamo più vulnerabili agli attacchi cyber di quando siamo in ufficio. Lavoriamo da casa per sconfiggere il coronavirus, ma dobbiamo mantenere la guardia ben alta per non diventare vittima dei virus informatici. Lo scopo di queste pillole è proprio quello di proteggerci dai rischi cyber presenti nelle reti informatiche. Smart vuol dire intelligente. Usiamo quindi questa occasione per operare in modo intelligente e sconfiggere la criminalità cyber. La prima pillola riguarda il caso in cui siamo in smart working con un computer aziendale. In particolare, un computer portatile aziendale è assegnato proprio a noi, e quindi il computer che usiamo normalmente. È la situazione più sicura, perché i dispositivi aziendali sono normalmente attrezzati in modo adeguato per fronteggiare il rischio cyber. Anche in questo caso, però, ci sono delle raccomandazioni da fare. Usiamo sempre questo computer per lavorare. Sarà certamente più sicuro di un computer personale. Usiamo i tool e le dotazioni aziendali e seguiamo tutte le regole di sicurezza stabilite dalla nostra organizzazione. Stare a casa non significa diventare creativi. È importante per la sicurezza mantenere i programmi aggiornati. Facciamo attenzione ad eventuali notifiche di mancato aggiornamento. Se abbiamo problemi, rivolgiamoci ai normali servizi di assistenza dell'organizzazione. Evitiamo i consigli improvvisati del solito cugino esperto di informatica. Manteniamo separata la sfera professionale da quella privata. Evitiamo, ad esempio, di far giocare un bambino con il nostro computer aziendale. Le regole di sicurezza che valgono in ufficio valgono anche a casa. Anche il blocco del computer quando non lo presidiamo. Attenzione alla rete che usiamo. Se stiamo usando la nostra rete personale, assicuriamoci che per accedervi sia necessaria una password. La password deve essere robusta e difficile da individuare, e comunque non la password originale, quella inserita dal fornitore dell'apparato. Esiste la possibilità che nell'emergenza ci abbiano messo a disposizione un computer non specificatamente assegnato a noi, ma che viene condiviso con altri colleghi. In questo caso valgono tutte le regole che abbiamo già visto per il computer assegnato. Ma dobbiamo essere ancora più attenti a non lasciare su questo computer informazioni riservate o anche personali. Queste informazioni, infatti, potrebbero essere viste da altri colleghi nel momento in cui riporteremo il computer in azienda. Questa pillola si conclude qua. Vi invitiamo a seguire le prossime pillole sullo smart working che potete trovare su www.cyberguru.it.